Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo dello Zwin Crane 2. Zwin Crane è un prodotto davvero interessante. È uno stabilizzatore, di sicuro tutti quelli che fanno video lo conoscono. È un hand stabilizer, ossia è uno stabilizzatore che si tiene con una sola mano, volendo. Non è nuovo nel mercato, ne sono usciti lo stesso prodotto, è uscito diversi anni fa, si chiamava Zwin Crane, ci sono stati degli aggiornamenti nel tempo, è uscito lo Zwin Crane V2 ed ora lo Zwin Crane 2. Certo c'è un po' di confusione con i nomi, ma basta sapere che il primo modello che è uscito, lo Zwin Crane, nasceva per camere mirrorless, quindi macchine che pesavano insieme, il peso che poteva sorreggere era sotto 1,8 kg. Con lo Zwin Crane V2 che è uscito, che è un aggiornamento di quello precedente, si potevano montare sempre macchine dello stesso peso, ma con tutta una serie di funzioni in più, di gestioni funzioni in più, come ad esempio i controlli remoti, stesso sulla maniglia dello stabilizzatore. E poi è uscito lo Zwin Crane 2, quello di cui stiamo parlando, che è il medesimo stabilizzatore con le medesime funzioni, soltanto più grosso. La grandezza reale è su per giù la stessa, l'unica differenza è che può sopportare macchine pesi complessivi fino ai 2,8 kg ed è molto più grande. Costruttivamente non è assolutamente male, è realizzato abbastanza bene, le batterie durano tantissimo tempo. Dove l'ho preso per poterlo testare mi sono detto che duravano circa 18 ore, tantissimo tempo praticamente, e probabilmente con una macchina leggera, quindi sotto i 2,8 kg come ad esempio la 6500, con un'ottica come il 1805 davanti, sarebbe durata ancora di più. Quindi Zwin Crane 2 sotto il punto di vista della batteria è davvero fantastico. Ma a cosa serve uno stabilizzatore? Lo stabilizzatore serve a compensare tutti quelli che sono i movimenti che noi abbiamo con le mani, un po' come una Steadicam. Non possono essere paragonate perché hanno due utilizzi completamente diversi, tant'è che questi handling stabilizer hanno dei limiti naturalmente, che sono dovuti a quello che è il rapporto tra la lunghezza delle braccia che compensano il movimento e il baricentro della macchina. Quello è il loro limite. Se camminiamo e facciamo una corsetta riusciremo a stabilizzare il 90% del movimento, anzi forse anche il 95%, ma il risultato che si ottiene con una Steadicam, diciamo analogica se vogliamo definirla in questo modo, è tutt'altro. Tant'è che per il cinema si utilizzano ancora le Steadicam classiche. Questo perché grazie al rapporto del braccio che ha la Steadicam è possibile stabilizzare un movimento per molto più tempo e con un gap molto più elevato. Questa tipologia di crane, che sono nati dai produttori cinesi, si mettono praticamente nella fascia dell'entry level. Nel mezzo invece poi troviamo stabilizzatori più grandi, sempre a tre assi, come ad esempio il DJ Ronin, il Movi Pro, che è lo stabilizzatore che ha aperto questo mercato degli stabilizzatori digitali motorizzati, e poi troviamo le Steadicam meccaniche, d'accordo, quelle lì con braccio a molla. Naturalmente per un utilizzo point to shoot questi stabilizzatori elettronici sono molto ma molto più convenienti, perché il tempo per dover bilanciare la camera è davvero inferiore, special modo poi in questi qua ancora più piccoli come lo Zwin Crane. Io ho provato ho stabilizzato la mia camera in circa 10 minuti, e questo perché non l'avevo mai stabilizzata io, quindi bisogna prenderci leggermente la mano, ma una volta presi i riferimenti giusti è tutto più facile. Per stabilizzarlo semplicemente basta mettere in asse e fare in modo che da spento la macchina abbia il bilanciamento giusto su tutti e tre gli assi. Una volta fatto si accende e funziona. Non starò qui a dilungarmi su quelle che sono tutte le funzioni di questo prodotto, anche perché in rete se ne trovano tantissime, ma voglio darvi dei consigli. Siete possessori di modelli precedenti, come ad esempio lo Zwin Crane V2, che comunque è uscito nel 2017, non so se vi convenga passare a questo modello 2, semplicemente perché questo modello 2 nasce per compensare, per prendere in sé una fetta di mercato che è quella delle macchine più pesanti. Ma se avete una macchina leggera, una mirrorless, vi consiglio di andare a pescare quelli che sono i modelli precedenti, anche perché altrimenti mi viene un po' di tendinite. Io l'ho testato, l'ho utilizzato per un lavoro e devo dire che è naturalmente fantastico il fatto che venga stabilizzata benissimo l'immagine. Grazie al joystick di controllo posso ruotare, è possibile ruotare la camera. Ci sono un paio di funzioni, quelle classiche,
che segue il movimento, invece una funzione dove la macchina rimane fissa a guardare in un solo punto, quindi ci si può muovere attorno, ma la camera punterà sempre nella stessa direzione. All'interno della confezione troviamo anche un treppiedi che è possibile appoggiare, che è possibile avvitare sotto il crane per poterlo appoggiare per bilanciare la camera. Quindi insomma è un investimento che secondo me per i professionisti del video non è assolutamente male, ma guardate bene quelle che sono le specifiche e il peso della vostra camera, perché altrimenti insieme al costo del crane dovrete pagare un abbonamento alla palestra per poterlo utilizzare. Insomma, non voglio dilungarmi ancora di più. Se questa breve recensione vi è piaciuta, lasciate un like. Se avete delle domande potete commentare, io vi risponderò in tempi d'ufficio. Vi invito ad iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati su tutti quelli che sono gli aggiornamenti e la pubblicazione dei nuovi contenuti. Ci sono delle novità in preparazione, anzi vi invito a cercare su Facebook il gruppo Photo Community, che con due amici, di cui poi vi parlerò nel video successivo, abbiamo fondato per poter entrare un pochino in contatto tutti quanti e poter disquisire all'infinito sui temi della fotografia, del video, sulla post-produzione e quant'altro. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video!